Bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, io sono FaviJ e oggi siamo su un gioco che mi avete chiesto praticamente tutti. Sono molto spaventato da questo perché in genere i giochi che sono super giocati non è detto che siano belli, ma voglio essere fiducioso. Si chiama Poppy Playtime, io non ho visto niente, non so neanche di cosa stiamo parlando, giuro, non ho visto ancora nulla. Ed è importante che non l'abbia visto perché almeno è tutto surprise, questo è Poppy. Che dal nome non è che mi faccia paura. Però so già che sto per pentirmi di questa frase di merda che ho appena detto. Chapter 1, A Tight Squeeze. Credo sia simile a Five Nights at Freddy's, non lo so. Comunque è uno di quei mood lì, quindi... You are about to see... Questo è un video di Eminem, questo. È la prima bambola che è in grado di fare conversazione con un bambino. Cioè, quindi hanno iniziato a vendere queste bambole che conversano con... Porca troia, che ansia. Quindi, ricapitolando, hanno venduto ste bambole che parlano ai bambini. Poppy Playtime. Puoi andare a visitare la factory. Minchia, come c'ho voglia. Andiamo subito. Eccoci, buongiorno. Credo che abbiano chiuso, ovviamente, visto la faccenda. Hanno chiuso. È rimasta abbandonata la factory perché sono scomparsi tutti gli impiegati. Va bene. Welcome, che benvenuto incredibile. Allora ragazzi, non ho veramente idea di che cosa stiamo parlando. Però comunque, se questo affare continua a girare da 10 anni è un po' uno spreco di energia, fatelo dire. Salve, c'è un Five Nights at Freddy's qua, più o meno. Non so bene. Poppy wants to play. Sì sì, anche Emily diceva così, poi però... Mi scusi, non volevo. Cos'è sta roba? Ah, è un codice, va bene. Come lo ficco? Ah, devo ficcare. Ah, il pavimento, guarda. È bianco, manca quello anche. Proprio lui che vede le cose e le azzecca. Ragazzi, ma non è che il trenino rosso, giallo, rosa e poi il coso è verde, vediamo. Ah, tipo è rosso, giallo, rosa e verde. Oh, bellissimo. Era molto semplice in realtà, però io ho un neurone che balla la samba, quindi non è che potete pretendere. Tac e tac. So neanche cosa ho fatto. Playtime and co. Grab pack. Cazzo è sta roba? Ah, tu te lo ficchi addosso e inizi a prendere le cose, bellissimo. Questo è mio, lo prendo. Me lo metto, aspetta subito. Eccolo qua. Posso? Fire left hand. Porca puttanza. Mica è fortissimo. Ma è fatto bene, ma è geniale. C'aveva un altro braccio il coso, perché ne ha solo uno? Vabbè, chi se ne frega. Ti do il 5. Sta roba è geniale, bellissimo. Grazie. Non ho capito niente di quello che succede. Arrivederci. Beh, comunque gentile. Cioè, almeno quello. Beh, dobbiamo sempre ricordarci comunque che è sparito il personale di questo posto. Quindi non facciamo proprio quelli, i minchioni, perché non ha senso. Bello. Sta diventando un po' creepy la faccenda. Però alto voltaggio. Beh, guarda, finché lo tocco con questo braccio è ok. Ok. Io le braccia normali non ce l'ho più, c'ho solo questo praticamente. Vabbè, alto voltaggio. E beh, ma cosa devo fare con questo? Touch to wire the power. Ah, lo porto qua. Oh! No, vabbè, wait, è fighissimo. Ah, posso allungare il braccio fino a un certo punto. È geniale questa cosa, ragazzi, veramente. E dove minchia me lo porto? Me lo metto nel culo. Fai il fiocco, fai il fiocco. Vabbè, sì, ho dato energia a tu. Mi scusi, ma come ha fatto a sparire? Mica era un gigante di Attack on Titan, come è andato via? Huggy! Sì, ho capito che ti chiami abbraccioso in italiano, però ve lo traduco perché sono inglese. Vabbè, ora posso passare senza che mi salti in faccia nessuno. Bene. Arrivederci! Mi servirebbe anche l'altro braccio. No, mi scusi. Cioè, non puoi essere entrato qua dentro, è lì enorme. Posso andare qua io? All'inferno. Stairway to hell. Mi sembra un po' eccessivo, però andiamo avanti. Huggy? Huggy bello? Porca puttana. Ti tiro un secchiello per fare la rima. Non ho ben capito perché dovresti avercela con me. Non ho fatto niente. Ma mica sono del personale io qua. Io sono venuto qua da visitatore. Ho pagato il biglietto. Trip advisor. Cioè qua è... Faccio rating una stella poi, un casino. Cosa devo fare qua? Cioè, ho bisogno di una cassetta. Qua vado avanti a cassette io. Non capisco niente di quello che mi dicono. Però vado avanti a cassette. Ricordati di prendere i freni. Che cazzo vuol dire?
Ah, c'è un'altra roba da fare col cervello. No way. Io non lo so usare molto bene. Qua c'è della roba. Uno. I dos. E poi non so dove sia il... perché uno l'ho già preso. Questi qua sono gli altri due. Manca il quarto, ragazzi. Non so dove sia, però. Oh, that's it. Ci ho messo 2 ore a trovarlo, ma fa niente. E ora devo mettere tutti i pezzi qua, giusto? Non so come. Eccoli. 1, 2, 3 and 4. È tutto veramente molto strano, perché non ho capito dove dobbiamo andare a parare questa faccenda. Io qui devo trovare gli impiegati che hanno rubato gli impiegati, non ho capito. Grazie. Così c'ha... Questa è l'altra mano, teoricamente, no? Grazie di avermela scassata per terra. Gentile, e la prendo con la mano per mano. Perfetto. Ora sì che sono felice. Non so bene cosa faccio così. 1, 2. Danger, do not enter. Io entro come se niente fosse. Va bene. Beh, è una figata come concept. Solo che non ho capito dove sto finendo. Va bene. Ah, pensavo ci fosse il jumpscare qua. Meno male, non c'è stato. Non c'è stato il jumpscare. Arrivederci. 8 kg di giocattoli inutili praticamente, però va bene. Needs power! Allora niente, io sono Favigia, ho sbagliato due persone. Poi è la cosa veramente più creepy del piano. Quando l'hanno fatta non hanno visto, madonna che creepy sto posto, magari non lo facciamo? Cioè, ma perché un visitatore di norma doveva fare queste cose? Mi sembra un po' eccessivo. Ah, ma ce l'ho fatta. Ma sono un emerito pirla, bastava fare questo. Ma era una cagata! Era una cagata, sono stupido! Che è successo? Ho dato il power. Mi butto e mi uccido. Come si fa? YOLO. Vabbè, io mi tengo alle cose facendo finta di avere un rampino. Poi non lo so. Che cazzo vuoi da me? Affangula sword. Vabbè, ho detto la parola con la C. Però si può dire se Giampiero bippa. Non è che ti devi incazzare. Cioè vabbè, questi non sanno come funziona la monetizzazione, però va bene. Adesso, ragazzi, vi spiego come si creano gli incubi. Favigia ve lo spiega. Allora, prendi pezzi di bambole, li attacchi a caso e lo metti davanti alla sedia che sta vicino al letto. Ok, la notte dormi, guardi la sedia. Se si muove, hai fatto bene il tuo lavoro. Che bello, madonna, come lo volevo in casa questo affare, che prima non ce l'avevo. Posso prenderlo? No. No, non andare via, vieni qua. Ecco. A posto. Ce l'ho. L'ho preso. E guarda, nella vita reale ce l'ho simile. Non è proprio lo stesso, però anche lui mi fissa mentre dorme. Tutto sempre molto bello. Anzi, guarda, lo metto qua. Molto bene. Ah, ecco, lo devo mettere qua. Lo deve scannerizzare addirittura. Cioè, una tessera magnetica. Va bene, ragazzi, va bene. Non benissimo questo. Porca puttana, tua madre. Mannaggia, chi t'ha fatto? Dove vado? Aiuto! E si è aperta quella porta lì, porca troia, che bruttissimo gioco. Minchia, è uscito fuori un coso grosso, va bene. No, 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 per favore, ve lo chiedo per col... Dai. Oh, devi stare fermo. E sta nei condotti, cazzo, è alien. Porca puttana, tua sorella era lì, ah! Oddio, benedetto, oddio. Vabbè. Minchia, ma che bello, non ci credo. Ma è orribile, è un gioco orribile. Minchia, è degenerata la situa. Vai, corri. No, vabbè, ma è pazzesco. Cioè, non ho mai visto una cosa del genere in un gioco horror. Ma che cazzo è? Oh, ma poi quanto ho fatto bene. Cioè, minchia, è pazzesca. No, vieni qua! vabbè. Dove cazzo? No, non eri qua, non eri qua! Apri la porta! Oddio, si è aperta! Minchia! No, ragazzi, non so cosa dire. Non so cosa dire. Corri, porco demonio, corri! Oddio, salta di sotto! Cosa devo fare? Non salta! A posto, a posto. No, a posto un cazzo, sto sfondando! Oddio! Sei sfondato tutto! Madonna, l'ho preso! L'ho ucciso! No, incredibile! Sono un fenomeno, sono fortissimo, sono incredibile, sono veramente... Ehi, guarda qua, minchia sto muscolo! Madonna, come ti tiro sta pagnottella, non hai idea! Ok, ho perso un polmone, il fegato e forse anche un po' il coccige, devo capire. Tu a posto? A posto, lui a posto. Grazie del consiglio, ragazzi, veramente, non so come ringraziare.
Eccolo il fiore. Ah, questo è il fiore, quello che dicevano gli impiegati. Dicevano, vai, segui il fiore, è questo. Siamo arrivati, non so come. Vedi che si sono rifugiati tutti qua dentro, scommetto, e vivono da 10 anni lì segregati perché non possono uscire. No runs, no stop. Comunque ragazzi, tra parentesi, l'inseguimento più bello degli ultimi anni in un horror. Cioè, fatto veramente da paura. Cioè, mi sembrava di essere in un film. L'ha fatto, perché poi giocavo veramente io. Spettacolo, fatto benissimo, complimenti. Cosa c'ha scritto? Danger, turn around. No, stop, go back. Credo che queste siano insegne per il tizio, non tanto per me. Cioè, della serie, forse per tenerlo lontano scrivono queste cose. E magari essendo un giocattolo si... Che è? Ma che è? Cambiata l'ambience totalmente diversa con i muri di mia nonna, tra l'altro, bellissimo. Ragazzi, c'è qualcuno qua? Sto cercando gli impiegati che sono spariti da 10 anni e forse c'è un motivo, effettivamente. Poppy! Questa è Poppy. No. No. Arrivederci. Arrivederci. Sì. Quello che stai dicendo mi interessa. Stavo andando via io, eh. No! È finito! È finito così! Cosa? No, ma come già... Ma cosa? È già finito? È durato niente! Ma no! Ma dai, cacchio! Questo era il chapter 1! Manca il chapter 2 da fare, che non è ancora uscito, chissà quando esce. Va bene! Una cosa pensa... Allora, in genere, quando gli horror fanno successo, non è detto che siano belli. Anzi, quando fanno successo in genere, perché non sono belli, per qualche tipo Granny. A me fa schifo i Granny, non so perché abbia avuto questo successo, però vabbè. Quindi mi aspettavo più o meno la stessa cosa. Invece no, cacchio, questo è fatto proprio bene. Come al solito, ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un commento e un mi piace anche ai social, come vi notate nella descrizione. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi. E io e Freddy vi salutiamo. Che video, che bello giocare agli horror da 10 anni, veramente. Ho già 80 anni dentro, ma voi non lo sapete. Beh, ragazzi.